passo la parola per qualche considerazione su queste questioni al dottor Massimo De Rosa, Commissione Ambiente della Camera, il dottor Antonio Iaria, e qui con me però è appena arrivato, per cui diamogli un attimo, diamogli un attimo tempo di riprendersi, diciamo, dalla scalata al Campidoglio, e poi gli darò la parola dopo. Prego. Grazie. Ma qui si parlava di strumenti che sono a disposizione della politica e di chi prende le decisioni, dovrebbe essere nell'interesse della collettività, poi non è sempre così, lo sappiamo. E sì, credo che sia fondamentale utilizzarli questi strumenti. Per dirvi un esempio sui dati che ormai abbiamo a disposizione, già solo le compagnie telefoniche, tutti abbiamo un cellulare in tasca, possono valutare i flussi delle persone e quindi darci delle indicazioni su, se fossero elaborati correttamente questi dati, su quali sono gli spostamenti principali dei cittadini, e quindi aiutarci per esempio a programmare i trasporti pubblici verso le direzioni che hanno più necessità. Queste sono tutte informazioni che possono arrivare dalle tecnologie che adesso abbiamo a disposizione. Abbiamo a disposizione tutte queste tecnologie e dobbiamo semplicemente iniziare a utilizzarle. Io ho notato in questi anni che purtroppo all'interno dell'amministrazione si va ancora in base alla sensazione, non tanto sul dato scientifico. Varie volte ho visto ISPRA e tanti altri centri di ricerca comunque venire a parlare in Parlamento, a fare audizioni, darci dei dati e comunque rimanere inascoltati completamente. Dopodiché ci si accorge che non si è fatto un servizio alla collettività. Allora, ci sono scelte che sono politiche, ci sono altre scelte da cui non si può esulare dai dati scientifici che si hanno a disposizione. In questo caso, finalmente avere degli strumenti che quantificano la perdita per la collettività monetizzandola possono essere finalmente uno strumento valido per la pianificazione di cui parlavo prima, perché appunto noi dobbiamo pianificare sul territorio. Strumenti da un lato che vedo anche come possono anche diventare pericolosi, perché se poi le valutiamo troppo poco come valore i servizi ecosistemici possono diventare anche un gioco a ribasso, e quindi dobbiamo avere sempre la coscienza di saperli leggere questi dati e non semplicemente applicarli, e questo è fondamentale. Credo poi che ci siano poi delle questioni di principio, questioni su cui deve decidere la politica. E per esempio, a parte i dati che ci dicono che magari una costruzione in un dato luogo porta più svantaggi che guadagni per la collettività, ribadiamolo, non tanto per il singolo che investe in quell'area, ma per la collettività, noi potremmo anche iniziare a prendere delle decisioni politiche, per esempio sul diritto edificatorio, e stabilire e decidere se effettivamente il diritto edificatorio viene prima del diritto alla salute, alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, perché fino ad oggi sostanzialmente si stabilisce che visto che ho avuto un pezzo di carta dal comune, o comunque ho pagato le tasse su quel terreno solamente perché è stato dichiarato da una pianificazione, diciamolo, da una pianificazione come edificabile, automaticamente abbiamo la politica, lo Stato ha sempre considerato quello come un diritto, ormai ha acquisito il diritto di poter edificare in quell'area. Secondo me il dibattito grosso che si dovrebbe aprire a livello nazionale è: questa è una pianificazione che fa l'ente territoriale, oppure è un diritto che sto dando e che acquisisce il cittadino? Perché a quel punto dobbiamo trattarlo in modo completamente diverso. Non c'è una ricetta, una soluzione. Non c'è una ricetta perché comunque veniamo da un pregresso in cui viene considerato sostanzialmente un diritto. Di fatto non è mai stato messo nero su bianco, ma di fatto è considerato un diritto. Quindi c'è tutta quella fase transitoria in cui bisogna riconoscere a chi comunque ha versato delle tasse in più perché poteva costruire su alcuni appezzamenti di terreno, come uscirne, perché giustamente se no ha avuto un danno economico. Però diciamo dobbiamo contemplare, torno al discorso più generale, dobbiamo contemplare un po' questi due interessi. Da una parte prendere delle decisioni politiche, vogliamo andare nella direzione che lo Stato pianifica
nell'interesse collettivo, dove poi si lascia spazio anche al privato di poter comunque avere un mercato e rimanere attivo, oppure lasciamo tutto al mercato e ci sfiliamo come Stato, come governo, come enti dalla possibilità di dire la nostra. Gli strumenti sono, come questo, sono un modo per decidere, ma dobbiamo a monte decidere qual è la nostra direzione. Presa una direzione, poi lo strumento ci serve a supportare delle tesi e a prendere la decisione finale sull'economicità, sul valore del territorio, sul valore del costruito. Quindi questa, diciamo, che è quello che penso in linea generale sulla questione consumo di suolo, che si collega perfettamente poi con la questione dei cambiamenti climatici, perché appunto se consideriamo che si fanno grossi progetti e grosse parole su come sequestrare la CO2 a livello mondiale, perché non riusciremo a stare all'interno degli accordi di Parigi, piuttosto che comunque possono essere delle soluzioni alternative alla riduzione, il sequestro. Bene, rendiamoci conto che mentre mettiamo in piedi dei serbatoi dove sequestrare la CO2, dall'altra parte stiamo consumando del suolo che naturalmente assorbe CO2 tramite le piante, tramite il suolo stesso. Quindi stiamo facendo, è un cane che si morde la coda, stiamo facendo il contrario di quello in cui vogliamo poi investire. E allora, se devo spendere soldi pubblici per poi fare il sequestro di carbonio, mentre dall'altra parte, di CO2, mentre dall'altra parte ne vado a immettere di più sul territorio perché consumo territorio, bene, io credo che bisognerebbe fare anche lì una grossa riflessione e decidere che cosa vogliamo fare, perché stare con il piede in due scarpe non è possibile e per il pianeta non è più sostenibile. Allora, grazie mille De Rosa. Durante la sua esposizione io mi sono segnato alcuni punti che volevo riassumere in una singola domanda, sostanzialmente. Allora, lei ci ha raccontato che spesso i dati scientifici che arrivano, che vengono presentati alla politica, rimangono inascoltati. Ci ha anche detto che si dovrebbe passare alla valutazione, diciamo, di questi progetti rispetto al consumo di suolo in base ai benefici per la collettività. Ora però, nella vulgata normale, l'attività edilizia che è connessa strettamente al consumo di suolo è data come un indicatore del PIL, sostanzialmente. E qui abbiamo... salve Pinuccia Montanari, ben arrivata. E qui abbiamo una contraddizione di fondo. Se la politica cerca un aumento del PIL attraverso degli strumenti che poi... dal punto di vista scientifico si evidenziano dei problemi e oltretutto hanno un decremento di valore per la collettività. Insomma, la quadra deve trovarla la politica, deve decidere la politica quali sono le priorità. Che cosa ne pensa? Credo sia abbastanza semplice. Se si sbaglia l'indicatore, poi si va nella direzione sbagliata. Nel senso, il PIL non indica una qualità di vita e non indica un benessere per la collettività. Indica delle cifre economiche. Non vuol dire che se aumenta il PIL ci sia più benessere distribuito per la popolazione. Quindi, però in questo caso, sul consumo di suolo e sull'edilizia, possiamo fare un ragionamento che dovrebbe lasciare tutti comunque senza parole, anche chi è detrattore del consumo di suolo, dell'edilizia e delle costruzioni, perché noi abbiamo la possibilità di investire, fare investire, decidendo anche con la politica magari di dare agevolazioni piuttosto che comunque disincentivare il consumo di nuovo suolo, sulla riqualificazione energetica, sulla rigenerazione urbana, sulla riqualificazione delle aree dismesse, sul recupero. Insomma, abbiamo un mercato di edifici degli anni 70
su cui l'edilizia potrebbe sbizzarrirsi per i prossimi 20 anni senza perdere una lira, creando posti di lavoro e con un guadagno per tutti, perché avremmo tutti poi un risparmio sulla salute pubblica, perché diminuendo magari l'inquinamento dovuto al riscaldamento domestico, diminuendo la necessità energetica degli edifici, abbiamo anche meno necessità di centrali che magari producono emissioni, e quindi abbiamo meno malati per emissioni nocive in atmosfera, e quindi abbiamo meno spesa pubblica per la sanità, e quindi abbiamo meno tasse per il cittadino. È un sistema che è virtuoso, che dobbiamo decidere di mettere in piedi. L'indicatore, un indicatore come il PIL, a mio modo di vedere e del Movimento 5 Stelle, non è un indicatore che da solo può dire se la cittadinanza ha guadagnato o meno in quel periodo e se ha una qualità di vita migliore. Allora, grazie mille. De Rosa, faccio solo un piccolo appunto, non tanto al suo discorso quanto al fatto che sul problema del PIL se ne discute da 45 anni, insomma, è il famoso discorso di Kennedy, insomma, sull'inadeguatezza del PIL. Probabilmente bisognerebbe iniziare a prendere delle decisioni chiare, insomma, perché siamo ancora agganciati anche in questo periodo al PIL che aumenta dello 0,1-0,2, diminuisce, viene interpretato, ci mettiamo dentro l'economia illegale come è successo qualche anno fa e cose di questo tipo.